Finalmente torno con il video dei prodotti finiti perché credo che siano 2 mesi che non lo faccio più e sono finalmente riuscita ad accumulare un bel po' di cosine e ne ho ancora, ne ho già anche altre che stanno finendo, quindi conto di fare a breve anche un altro video dei prodotti finiti perché sono quei video proprio che mi danno sempre molto entusiasmo perché elimino tutta questa roba. E quindi direi di iniziare. Allora, inizio da una candela che ho finito, che può sembrare una Yankee Candle, ma non lo è. La forma è praticamente uguale ed è la Goose Creek come marca. E io avevo preso la Day in the Sun, che io ovviamente ho bruciato in inverno. Vabbè, ora ce l'avevo, l'ho bruciata quando ho avuto l'occasione. E non mi è piaciuta assolutamente perché aveva un profumo dolciastro, non ben definibile, quasi nauseante direi, e quindi non mi è piaciuta assolutamente, non ricomprerò più questa marca, e quindi Yankee Candle tutta la vita. Poi ho terminato, questo, come si chiama? Colluttorio, di questa marca, Florence. Questa l'avevo preso in farmacia perché quelli, diciamo, più famosi che trovo al supermercato, mi sembrano troppo forti come, diciamo, sensazione in bocca, non mi piacciono. Io questo l'ho adorato. Io avevo preso questo che è fatto con estratti vegetali. Per rinfrescare comunque, non che io abbia problemi di alitosi, però per rinfrescare la bocca, no? Ogni tanto, e mi è piaciuto tantissimo. Adesso ne ho preso un altro, di un altro, per un altro, insomma, obiettivo, un altro, insomma, per un'altra cosa, un altro scopo, e mi è piaciuto veramente tantissimo. Perché è super super delicato, poi tra l'altro era anche di un carino, bellissimo, insomma, color violetto e quindi super promosso senz'altro. Ho terminato anche un prodotto di make-up, ho terminato la terra che era abbinata a questa palettina Kiko e la terra appunto era quella che stava qui, il bronzer. Questa era, se non sbaglio, della collezione, quella sull'amicizia, mi sembra, era Love Elixir come, diciamo, tonalità, ma non mi ha fatto impazzire. Allora, diciamo che il pennellino, questo che c'è qui in dotazione, per la stesura della terra per fare il contouring, era buono. Funzionava bene, permetteva anche di fare sfumature, ma la terra non mi è piaciuta perché secondo me era troppo calda, troppo tendente all'arancione e quindi, diciamo, con il mio colore di pelle, insomma, non mi piaceva troppo la tipologia di... Oggi proprio non parlo, non mi piaceva molto insomma, il tipo di effetto che mi dava. Però appunto è una comunque sensazione personale perché come prodotto era buono, stava lì tutto il giorno e non si muoveva. Quindi era solo un gusto mio di colore. Poi ho terminato finalmente, io credo di avere questo prodotto da 3 anni. L'avevo preso quando uscirono quei ombrettini per i capelli della Kevin Murphy, i primi che uscirono, e avevo preso anche lo spray. Così, e questo praticamente è l'anti-gravity spray, quindi è spray fissante, e non so perché non l'avevo mai usato al di fuori dell'utilizzo con gli ombrettini che ormai non uso quasi più, e questo stava lì, quindi mi sono detta sarà ora di finirlo, e quindi l'ho finito e mi è piaciuto molto, un ottimo prodotto. Mi ricordo che non costava pochissimo, probabilmente ancora lo fanno, non lo so. Però insomma il suo effetto fissante lo fa bene, e
senza troppo incollare, senza troppo sporcare i capelli, quindi prodotto super promosso, senz'altro. Poi ho terminato anche quest'altro prodotto per i capelli, che è il gel, che io utilizzo soprattutto per fissare le ciocche del ciuffo qui davanti, una volta che l'ho lisciato. E questo è della Garnier. Io mi trovo bene con i prodotti per i capelli della Garnier, anche la spuma la trovo ottima. Questo è l'Endurance 24 ore, è fatto con estratto di bambù e questo è diciamo come tenuta all'extra forte, tenuta elastica. Ottimo prodotto, assolutamente, fissa, senza però dare quell'effetto di finto, comunque di capelli incollati, però fissa, e i capelli stanno lì, non si muovono e non li sporca. Quindi anche questo ottimo, ottimo prodotto. Ho terminato questa mega super confezione di acqua micellare della Nivea. Questa è l'extra delicata, 400 ml per pelli sensibili. Io l'ho essenzialmente utilizzato solamente per il viso, c'è scritto però che è anche per gli occhi. Mi è piaciuta, sì, però non mi piaceva molto la sensazione che mi lasciava sulla pelle, però anche qui sarà per il tipo di pelle che ho io, però era una sensazione che non mi piaceva, non lo so, mi dava una sensazione di pelle secca, comunque non idratata. A parte, vabbè, che tanto dopo lo struccaggio mi lavo sempre e applico col mio normale comunque detergente e applico la crema, però lì per lì la sensazione che mi lasciava non mi piaceva. Quindi i prodotti della Nivea, sinceramente, forse questa mi sembra l'avevo presa così per un'emergenza, non è che io li ami particolarmente, quindi questo io lo boccio, ma per una cosa mia personale, insomma, che non mi è piaciuto. Mentre mi è piaciuta, non è la prima volta che la finisco, la crema corpo Extreme di Naturemed. Questa crema corpo in inverno è fantastica perché è super super nutriente e non serve applicarla tutti i giorni. Io d'inverno, quando trovo creme che non devo applicare tutti i giorni, per me è il paradiso proprio, perché io ho la pelle molto molto secca. E infatti questo c'è scritto che combatte l'ispessimento della pelle, la secchezza, la desquamazione, la pigmentazione, mi è piaciuto tantissimo. E infatti mi sa che sia sicuramente il terzo flacone che uso, è senz'altro, ma forse anche il quarto. Poi gli immancabili dischetti, ho anche dei prodottini di make up ancora, fantastico. Entrambi come al solito, sia i dischetti quelli piccoli, sia i dischetti quelli grandi, e questo mese ho fatto fuori questi della Cotoneve, che sono immancabili, o questi o quelli di altre marche ogni mese, e anche questi mi piacciono senz'altro, perché se no non l'avrei ricomprati. Però insomma, non è che sto a fare qui un discorso di 5 minuti sui dischetti struccanti, mi piacciono entrambi, quelli piccoli per gli occhi e quelli grandi per il viso. Poi ho terminato questo gel detergente per il viso di Clarins. A questo l'avevo preso così dal sito di Sephora, perché volevo comunque provare un prodotto nuovo. Allora, diciamo che è un prodotto che non fa schiuma, o comunque la fa pochissima. E c'è scritto che è per diciamo il giorno, per dare comunque energia al giorno, comunque è per il lavaggio appunto della mattina, ed era fatto con l'estratto di moringa. Allora, la profumazione ottima, perché poi moringa è anche una delle profumazioni che preferisco da The Body Shop, quindi il profumo lo adoro. Però diciamo come effetto opulente, buono. Cioè, la sensazione comunque che vi lasciava era comunque quello di pelle pulita, non secca, però non l'ho potuto utilizzare con il Foreo, perché appunto, non facendo schiuma, con il Foreo non trovavo un utilizzo di questo detergente, che comunque
anche se è piccolino, 75 ml, devo dire che mi è durato tantissimo perché veramente ne bastava pochissimo per tutto il viso, quindi in generale il prodotto è promosso. Però ecco, se utilizzate Foreo o comunque qualunque altro sistema per la pulizia del viso, questo prodotto non va bene. Poi ho finito finalmente questo fondotinta in polvere di MAC. Dico finalmente, non perché non mi sia piaciuto. Allora, questo è il Light Plus, e avevo preso uno dei più chiari, anche se comunque era comunque abbastanza scuro per il mio colore. Dico finalmente perché io, non a parte le ciprie, non prenderò più prodotti tipo, ecco, il fondotinta in polvere, perché appunto per la mia pelle secca, non che questo me la seccasse, però non sono prodotti che non mi piacciono sul mio viso. E io questo praticamente l'ho utilizzato più che altro quando magari dovevo uscire, quindi mi dovevo magari truccare di corsa per fare comunque qualcosa di veloce senza stare comunque a mettere fondotinta, cipria, no? È comunque più lungo, e quindi l'ho utilizzato più che altro appunto per le emergenze. E ottimo alla confezione, mi piace questa linea, però io non lo ricompro perché personalmente non amo i prodotti in polvere, però il prodotto di per sé è ottimo, perché appunto comunque ottimo fondotinta, anche ottima coprenza per essere una polvere, e quindi prodotto buonissimo. E poi ultimo prodotto, anche questo ce l'avevo da una vita, questo eyeliner di NYX, che non so se facciano ancora, che era il The Curve, che era quello appunto che aveva questa impugnatura comodissima, devo dire, la punta così, che comunque nel tempo non si è rovinata, e tranne alla fine, che comunque il tratto appunto non era omogeneo, ma ci può stare perché comunque stava finendo. Per il resto, ottimo prodotto, facile da stendere, l'eyeliner pure stava lì tutto il giorno, ottimo, senza niente da dire, quindi un ottimo eyeliner. E quindi basta, ho finito tutti i prodotti finiti, non vedevo l'ora di fare questo video, e se non vi ho detto qualcosa di qualche prodotto, avete qualche domanda su qualche prodotto, fatemela sotto nei commenti, vi rispondo ovviamente. Vi ricordo di attivare anche la campanella vicino al tastino iscriviti, e di iscrivervi se non siete iscritti, perché così sarete informati ogni volta che pubblico un video. E sotto, sempre nell'info box, trovate tutti i link per i social, e vi aspetto ovviamente anche lì, soprattutto su Instagram. E niente, ci vediamo al prossimo video, ovviamente. Ciao!